Arrivati al quinto live, l'obiettivo all'interno della gara è sempre rimanere il più possibile e farlo però mantenendo un certo livello di performance. Non mi ero mai posto un obiettivo, però comunque dicevo, se arrivo alla quinta puntata e faccio il secondo inedito, ho fatto il mio. L'obiettivo è farlo bene, il meglio possibile. Il mio compito principale è provocare qualcosa nelle persone, provocare delle emozioni. L'obiettivo in entrambe le manche è quello di far capire bene la nostra identità e il fatto di essere, in qualche modo, speriamo, riconoscibili. Portare sempre quel tipo di personalità che piaccia o non piaccia è comunque la nostra. Il mio obiettivo all'interno della gara è crescere proprio, cioè divertirmi e imparare che posso fare quello che voglio sul palco. Essere me stesso. Mi devo sciogliere e devo essere la Nika che ho visto la prima volta. Siamo qui per giocarcela e per metterci tutto il nostro impegno e tutta la nostra passione per la musica. Se usciamo a questa puntata, almeno usciamo con la nostra identità scoperta. Quinto live di X Factor, avremo due manche. La prima manche sarà una manche di inediti e la seconda manche invece sarà una manche dove sul palcoscenico avremo degli orchestrali appartenenti a questa generazione Z e i nostri producer. Sono contento perché suonare con dietro qualcuno è un'altra cosa rispetto a farlo da solo su un palco. Cioè, c'è più coinvolgimento, secondo me. Ciao a tutti. La Manche Orchestra è una manche dedicata a tutte le generazioni. I ragazzi canteranno dei pezzi che sono stati iconici, che hanno segnato dei momenti storici. Quindi volevamo farvelo in bocca al lupo e che sia una manche pazzesca, come immagino che sarà. E carichi. È bellissimo, no, ma avere un supporto dietro è una cosa impagabile, cioè è come avere una band fatta di 20 dementi che top. No, ho finito. Bravo, bravo, Fede. Fighissimo questa cosa di avervi dietro. Bello, la quantità di Dio. Grazie. Spero di passare la prima manche, è un po' indispensabile per arrivare fino qui, quindi sì. Cantare con l'orchestra dietro, in più tutti i produttori. Non sei preparato ad avere la loro presenza, il loro sostegno, quindi ti dà una bella carica. Scusa. Posso fare molto meglio. Quello sempre, però... Se così va bene, allora ok. Ok, ok. Io l'ho fatto mio, però spero sia rimasto il pezzone che è, insomma. Grazie, Valti. Siamo a posto. Grazie a voi. Eccoci, amica. Salve. 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 Pronti? Andiamo. Buonasera. Hey ho. Hey, hey ho. Hey ho. It's off to work we go. Stiamo andando a fare l'ascolto della quinta puntata. Allora, adesso ascoltiamo una cosa molto importante che è il loro... inediti. Bravo. E poi ascoltiamo il loro... orchestra. Cover. Sì, sì, mi sentivo. È uscito? Sì. Se non sono bravi, onestamente, io vado a casa. Ah, speriamo di no. Ciao. Buonasera. Oh, felici? Sì, sì. Carichi? Sì.
Bene, bene. Ciao, Laccio. Comincia chi? Fellow. Fellow. Sto aspettando per l'edificiale del Fellow. Vediamo cosa succederà. Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo... Credo di essere stato per molto tempo in imbarazzo anche sul palco. Invece me la sono proprio goduta adesso. Se lui arriva a mettere emozione dentro questo pezzo, diventa una cosa completamente diversa. La città era senza luce. Arrivo al quinto live spaventato e felice. Proprio voglia di divertirmi. Sai, la cosa convincente è il fatto che il pezzo ti appartiene. E si sente. L'unica cosa che può rendere questa cosa unica sia la tua grinta e la tua performance, l'emotività che tu stai mettendo dentro. Sono molto orgoglioso di Fellow. Sono orgoglioso perché lui ha fatto dei passi avanti sinceri. Bene. E allora sentiamo quella dell'orchestra. Sentiamo l'orchestra. Credo che sia la maggior orchestra che mi abbia detto... Poi, perché davvero avere qualcuno dietro è completamente diverso, ti senti molto più sicuro e libero di fare quello che vuoi. Sta girando come un bambino impazzito e quella cosa lì vuol dire che si sta liberando. Penso che posso parlare a nome di tutta la squadra. Fellow è tornato. Perché è anche tornato tutto il tuo piacere di essere sul palco. Assolutamente sì. Si sente tantissimo. I commenti di Mica sono stati molto positivi. Devo però staccare la testa e non pensarci troppo, perché sennò inizio a pensare che la faccio bene, quindi poi il live va male. L'inedito di Mica è una cosa particolare. È una proiezione della ragazza, della cantante che lei vorrebbe essere, che lei vuole diventare. Alla prova di linea è andato bene, devo rifare qualche cosa, devo sciogliermi. Divertiti. Ok. Non fare la star. Rimani la ragazza di 16 anni, anche con il vestito di paillette, tu devi essere la ragazza con l'ispirito dei sneakers e i jeans. Pettinata così strettamente, tutto stilosa, va bene, però comunque non blocchiamo la sua spontaneità, la sua gioventù e la sua energia incosciente. Lei deve essere. E i capelli? Ho chiesto di aiutare a sciogliere la sua presenza sul palcoscenico. Quando lei fa un gesto con la testa, i capelli devono seguire. Free. You need to be free. Devo ballare, sorridere, cantare e devo perdere un po' il controllo. Dua Lipa fa un pezzo che è iconico per tutti gli amanti di pop. Lei deve festeggiare questo pezzo in una maniera coerente alla sua età. Meglio, guarda, io voglio vedere una persona che balla, che salta, che sorride, che canta allo stesso tempo. Se fai questo, porterai tutti con te. L'intento per la quinta puntata è di rilassarmi sul palco e di non pensare a niente altro. Devo solo divertirmi. L'arrangiamento è bello, eh? Quel piccolo gesto che faccio. Sì. Abbiamo finito gli ascolti con Mica. Direi che è andato tutto bene. Sì, tutto veramente bene. Yes. Attenzione, base grafica, performance Baltimora, seconda manche, in 3, 2, 1. Sulla cover l'ho visto molto sicuro, l'arrangiamento è molto particolare, quegli archi. È un brano che io in cui non mi rispecchiavo all'inizio. E quindi più che in altri ho cercato di dare il più possibile la mia impronta, il mio suono. Molto bello,
per me è la prova finale, no? Un live con l'orchestra l'hanno fatto tutti i grandi. Adesso che ci penso non l'ho mai fatto io. Faccio scendere Eda dal palco e salgo io. Bene, prima manche. Vai. Cantare Baltimora sul palco è liberazione. Cioè, è come quando, che ne so, devi fare una scelta difficilissima e sei indecisissimo. E alla fine prendi una strada e una volta che l'hai presa, l'hai presa. Da amante della musica sarò felice che finalmente siamo riusciti a portare questo brano di Baltimora sul palco, perché sono sicuro che sarà un'atmosfera abbastanza magica. Alle prove lo abbiamo lasciato con dei problemi di fiato. Questa settimana ha imparato a gestire questa mancanza di fiato e a dare il giusto spazio alle parole che hanno veramente bisogno di una rilevanza. Cantare questo pezzo ad X Factor è un non si torna indietro, diventa un essere a sé che ha, tra virgolette, vita propria e quindi è di tutti e ognuno può farla sua o ignorarla. Vince che pezzone questo comunque. Edo, bravo! No? Cosa c'è che non ti convince? No, sono molto teso in realtà di fare sto brano qua. Però abbiamo la perla. Finalmente siamo riusciti a portarla su questo palco. Sono troppo pretenzioso su sto brano, probabilmente. Io lo so che sei geloso. Ci sta tutta, perché anche io sono geloso della mia musica, infatti non l'ho mai sentita a poche persone. Forse neanche a Eli gli ho fatto sentire le ultime cose. No. Però, detto ciò, qua ci devi fare un regalo gigantesco, perché hai un brano fortissimo. Fortissimo. Te la devi cantare più per il pubblico che per te stesso. Lo so che tu non sarai mai convinto e mai contento. Questa è la tua condanna. La condanna che vive del suo perfezionismo, se sente una sbavatura, diventa un tormento. E intanto so che tu fai quello switch pre-live che ormai non mi freghi più. L'inedito sto facendo fatica a lasciarlo andare, ma sono sicuro che sarò pronto. Voi siete soddisfatti? Super. Come? Hai spaccato il culo. Ok. Magari tecnicamente ho cantato bene, però no, che posso fare molto meglio. In cuffia la prima strofa, secondo me, era bella piena, era la seconda, visto che hai spinto meno. Ma è normale, sì. Cioè, se volete rischiare sull'intenzione, allora bene. Bellissimo comunque. Arrivo al quinto live con lo spirito giusto, spero, cioè mettercela tutta. Stiamo per affrontare la settimana della cattiveria. Siamo pronti. Siamo pronti. Mi aspetto delle critiche, assolutamente. E è normale, non mi faranno regali. Nonostante Natale sia vicino. Basta. Una a destra, un'altra a sinistra. Le scale. Se non vinci X Factor mi incazzo di brutto, sai? Non ci contare troppo. Alla luce di queste prove, dopo l'ultima puntata, ho noleggiato un carro armato blindato. Questo per dirti che, come al solito, siamo concentrati ma con la guardia sempre alta. Stiamo per fare la prima prova ufficiale della prova orchestra. E c'è Giamma che ci urla le cose dall'alto. Purtroppo. Sono giovani. Però siamo molto carichi. Siamo molto curiosi perché non abbiamo ancora visto niente. Ciao. Bellissimo in quest'angolo. Da un cesso a un'orchestra è un attimo, cioè ci sono volute 5 puntate, però insomma. C'è un sacco di gente sul palco. Di casi orchestra. Speriamo non lanciano gli spartiti. Io dietro avevo il gran maestro. Riesci a metterlo al centro. Quindi questa esibizione per me è pericolosissima, perché lo sento proprio col fiato sul collo. Performance di Endrigo in 3, 2, 1. È il modo per integrarsi in orchestra era diventarne una sezione, quindi la parte di quelli che suonano meno bene di tutti. C'hanno vestiti orchestrali. Questo è il trucco.
Il trick è in sartoria. Tu hai cantato molto bene. Voi avete suonato bene. Io ho sbagliato tutto. Aspettate. Prego, Vittorio. Devo parlare io. Mi va. Prova con l'orchestra. È andata molto bene. Beh, è la prima volta che mettiamo lo smalto in vita nostra, ragazzi. Ciao, Rod. Guarda che roba. Oh, dobbiamo tutti? Ancora aspettare l'autorizzazione dal Supremo. Ma poi gli mandiamo una foto a Manuel e vediamo cosa dice. Te lo smalto? Sì, ma va bene. È tutto un saltello questa canzone. Un pezzo generazionale, racconta anche di un'epoca, cioè proprio super anni 90. È proprio un momento di felicità pura, onestamente. Sì. Infatti spero tantissimo di essere mandato a casa prima, perché vorrei davvero tanto suonarlo. Ed è anche un onore, ragazzi, suonare con gente del loro calibro. Non vediamo l'ora e speriamo di farvela sentire, ragazzi. Ciao. Aspetta. Diciamo anche... No, diciamo perché ci piace questo pezzo. Fa un po' male il braccio. Tieni. Occhio e caldo. Sì? Animali. Ciao, già. Ah, andiamo a fare gli ascolti con Emma. Andiamo a fare gli ascolti con Emma. Chi siamo noi? Giorno. È bello, è bello. Bene. Yo, 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 yo. Mi aspetto di vedere sul palco tutto il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e devo dire che più andiamo avanti e più ragazzi sono a fuoco e più tutto il lavoro tecnico che facciamo appunto in sala prove ritorna sul palco. Ciao! Sera, a voi, ragazzi, buon lavoro! Signor Gallo! Ci sono Gian Rodriguez! Oh, buongiorno! Buonasera! Uè! Uè! Che bella camicetta! Sì, ormai l'Endrigo hanno preso la strada del sex appeal, non la lasceranno, non la abbandoneranno mai. Ragazzi, sto per ascoltare l'inedito dell'Endrigo, sono veramente curioso. La performance l'Endrigo in 3, 2, 1... Panico è una canzone che parla degli attacchi di panico. Mi piace perché non è un testo retorico, non è un testo che cade nel dramma, ma... è un testo che ti invita a parlare di quelli che sono i tuoi problemi senza avere vergogna. E questo è molto bello. Panico è un pezzo in cui in 2 minuti cerchiamo di buttare fuori un sacco di cose, sia a livello proprio di performance musicale che di testo, emozione. I cattivi diranno che sono in playback, da quanto sono perfetti. Mazza! Wow! Attenzione! Bene, raga, molto bene. Vittorio, ricordati di fare i cori, Li ho fatti tutti. Sei sicuro? Giuro. Un paio di panico te li sei persi per strada. Le generali sono fatte proprio per sbagliare e per sistemare quegli errori, ecco. Endrigo, Mash Orchestra, in 3, 2, 1. Karmapolis è un pezzo che appena ce l'hanno assegnato ci pesava sul groppone parecchio, perché è un po' un mostro sacro, però per fortuna Emma poi ci ha aiutato tantissimo e adesso ci sentiamo a nostro agio con questo pezzo. Karmapolis potrebbe essere un bel premio, arrivare a cantare Karmapolis, perché tira fuori veramente una voce da brividi. Un grande sì. La ringrazio. Mi prendi al roster? Forse, ci penso. Bene, Gabriele, molto bene la prima parte. Li ho presi, le audition, li ho portati fin qui e hanno fatto dei miglioramenti esponenziali. Sono delle spugne, assorbono tutto quello che io e Frenetic Orange gli diciamo tutti i giorni. Stiamo guardando le prove di Jam, ma non possiamo farvi sentire niente perché non è ancora iniziato. Gianmaria, in 3, 2, uno. Pazzite di cruscotto tornando a casa. Oh no. Ogni persona prova delle emozioni diverse. Io ho provato un'emozione mentre la scrivevo, provo un'altra emozione mentre la canto. E la gente, spero che gli arrivi qualcosa, insomma. Il nuovo inedito, Gianmaria, tira fuori il nervo. È scritto da Dio, lui canta veramente molto bene, prende anche delle note belle, belle alte, ma a parte questi tecnicismi inutili, è proprio una bella canzone.
Che c'è? Niente, niente. Sicuro? Sì. Per noi è a posto, deve essere a posto per te, Gianma. A posto. Tendo sempre a tenermi tutto per giovedì, anche le emozioni in generale. Sono felice di darle il giovedì e anche a tutte le persone che ci sono mentre provo e guardano e ascoltano, lasciare una sorpresa. Performance Gianmaria, Mancia Orchestra in 3, 2, 1. Gianmaria in rim il tira fuori una delicatezza quasi poetico, quasi romantico anche, no? E la mia faccia. Portare Rimmel con l'orchestra, qualcosa di fighissimo secondo me. A me piace un sacco scrivere d'amore, sono un romanticone e quindi un brano d'amore sono sempre felice di portarlo. Lui è molto buffo quando canta le canzoni d'amore, è molto tenero, però devo dire che tira fuori una dolcezza quasi inquietante. Dai, la Mancia Orchestra, appunto sul palco ci saranno tutti i producer, c'è quasi proprio questa condivisione del palco, che è la cosa più bella che può succedere nella musica, condividere il palco. Tutte le prove generali solitamente sono sempre un po' trattenute, non c'è mai veramente fino in fondo, ma giusto così. Sì, sì, no, quello è vero. Conosco i miei polletti e quindi sono proprio tranquilla. No, sarà figo, sarà figo. Non vado più in apprensione, non vado più in difesa perché non sono più piccoli, adesso sono grandi. Mi fido di loro, delle loro sensazioni e rispetto ogni loro atteggiamento. Dai, raga! Eccoci! Dai, ciao! Conosciamo il Bringala, è il nostro carissimo. Stiamo andando a fare le prove. Tu sai, io so. Dai, tirate fuori i pennarelli. Voi allora, scritta in testa. Sentiamo. Ci suona. Rock and roll. Ma al quinto live arriviamo con uno spirito molto molto allegro, allora, secondo sì, me. Al contrario del quarto live, io personalmente arrivo con uno spirito molto più sollevato. Sì. Vediamo un po'. Che hanno combinato, molto curioso. Anch'io molto. Io penso che loro abbiano imparato tantissimo qua dentro, sono molto sereno con quello che può succedere con loro. Spero che facciano tutti e due i pezzi, naturalmente. Buonasera, signori. Ciao, Bais. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao, ragazzi. Fegato e Amaro Mio fanno già ironia sul web. Mi ha fatto paura da subito la questione titolo. Io lo scriverei. Il prossimo post che fate, faremo finalmente il nostro secondo inedito, Amaro Mio, nonostante il titolo. In realtà è in inglese, sull'italiano stiamo però lavorando alla grande. E prima o poi qualcosa faremo. Amaro Mio cantato in inglese, secondo me farà incazzare un po' di gente da casa. Chissà come sarà questo singolo di Aereo, sarà figo vederlo. Studio. Coraggio di avere paura. Abbiamo provato l'inedito, è un po' una sperimentazione, è un po' un'apertura verso il pubblico. Il tipo di canzone è forse la cosa che ho fatto più aperta verso il pubblico finora. Tra i punti di forza sono intanto un testo molto esplicito, per cui sai, ieri ho anche bisogno di semplicità. Lui ha bisogno di semplicità, l'inedito secondo me ha questa cosa senza diventare banale, senza essere scontato, è costruito molto bene alla sua maniera, arrangiato alla sua maniera. Cosa pensate di Aereo? Magia, poi cosa vogliamo dire? Paradisiaco, bellezza, astonishing. Nella semplicità anche della scenografia ha una resa incredibile, secondo me. Sì, sì, sì. Sembra un videoclip come ogni volta. Decisamente. Guarda che canti bene, eh? È bello il timbro, sei bello dritto così. Molto. Messa in scena è una bomba. Ti piace? Sì. Goditela, scena in scena. Canta, stai sereno e canta. È talmente bello fuori. Beh, è bello anche se sbaglio la parolina, come ho fatto. No, quello magari no. Quello magari no. Però se capita, mi è piaciuto molto, molto il corpo di ballo. Riescono veramente a entrare nel pezzo senza snaturarlo, anzi, nel caso di Aereo, secondo me, fanno una cosa veramente molto bella. Aereo nella manche iconica, cioè la manche con un'orchestra, farà un pezzo di Anthony and the Johnson. Penso che Aereo sia veramente questo e lui si vuole rappresentare così. Che poi la cosa non sia la più facile del mondo, perché veramente dipende tanto dall'emozione del momento.
è veramente totalmente emozione che deve uscire ed è molto difficile chiaramente programmarla l'emozione, no? Quindi è un bel salto mortale anche questo, non solo tecnico, anzi. Tutta la voglia di fare un bello spettacolo per la gente a casa, nella speranza che loro apprezzino, ovviamente. Ok. Bengala con l'Inedito fanno, secondo me, una performance fantastica. Dimostrano di essere una band in tutto e per tutto. Il pezzo è molto bello, è un pezzo che è la risultante del percorso che hanno fatto qua dentro, quindi tutte le influenze che li hanno caratterizzati, rifrullato da loro in maniera da non risultare uguale ad altre cose, ma sempre caratterizzato comunque da quel suono, perché questo è quello che sono loro e non ci tengono a diventare un'altra cosa. Ah, sono molto buono. Io non la butterei la chitarra. Va benissimo così. Va benissimo così. Aspetta che glielo dico. A me piace molto. Suoni buoni, questi stream ottimi. Io non la butterei la chitarra. Io, Manuel, anche solo per comodità, lo voglio fare. E allora, se ti prendi la responsabilità, per me va bene. Cioè, è un momento statico. Io ci ho pensato tanto, lo voglio fare. Va bene, basta, fallo. No, devi pensare a cantare comunque. Cioè, fate così, con tanta convinzione e va bene. Proviamo l'altro. Va bene. Performance di Bengala orchestra in 3, 2, 1. Loro hanno fatto un riarrangiamento che è rispettosissimo dell'originale, però che lavora molto molto bene con l'orchestra. Fanno una performance, secondo me. Se arrivano a fare quello, penso che faranno alzare veramente i culi a tutti a casa. Grazie. Grazie, Milano! Va bene. Grazie, ragazzi. È andata bene, ci sono buone prerogative. Speriamo bene che ci lasciano fare anche questa, così la gente da casa ballerebbe un po' e non piangerebbe. Grazie ragazzi a tutti, bravi, grazie, ciao. Manca poco al quinto live. Siamo veramente super infiammati. Abbiamo deciso che probabilmente essere noi stessi è quello che vogliamo fare. Sarà forse la puntata più difficile fatta finora. Secondo me hanno la possibilità di salvarsi. Manca pochissimo al live. Vorrei avere Leonida che mi dice: Spartani, qual è il vostro mestiere? Au, au, au. Ehi tu, manca poco al quinto live, non perdertelo. Loro hanno questa grande opportunità e noi ce la prendiamo. Ce la stiamo facendo sotto, ovviamente, ma passerà tutto nel momento in cui saliremo su quel bellissimo palco che vedrete. Ma...